insomma, non è di massima. Cioè, le bambine non sono disponibili. La poesia, però è sicuramente questo ciclo ha l'intenzione di ispirare nuovi modelli di vita, perché crediamo che sia estremamente importante in questo momento epocale che ci troviamo a vivere, cercare di muovere immagini, di cercare di immaginare un mondo diverso, un mondo migliore, e sicuramente la tematica di modelli economici sostenibili è alla base di qualsiasi possibile immagine che ci possiamo fare di un mondo migliore di questo. E Nino, immagino tutti lo conosciate, è professore in diverse università, direttore del Ministero dell'Economia e del Lavoro in passato, oggi sindaco dell'INPS, e oggi quello che tenteremo di fare è un breve percorso storico dei modelli economici che si sono susseguiti a partire dal 44 fino ad oggi, cercando di vedere le caratteristiche e il ruolo dei principali attori di questi modelli economici e per arrivare a delineare quelli che possono essere le alternative che oggi si aprono davanti, quali tra queste alternative possono veramente essere alla base di un modello economico sostenibile. Allora, ecco, se parliamo di sostenibilità dobbiamo distinguere fra una sostenibilità assoluta e una sostenibilità relativa. La sostenibilità relativa è quando un modello perdura per decenni. La sostenibilità assoluta è quando praticamente questo modello non va mai in crisi. Quando è in generale che i modelli vanno in crisi o non vanno in crisi? A seconda fondamentalmente di una forza, che è quella della convergenza verso l'equilibrio, ovviamente. Che significa in termini economici? Significa, detta in poche parole, che i forti devono, come dire, sostenere e dare una mano ai deboli. Detto così è un po' semplicistico, però pure Marx nel manifesto parlava di patrizi e plebei, sapendo che era un'approssimazione, ovviamente. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che se in un sistema economico, finanziario, come vedremo tra poco, dei quattro di cui abbiamo avuto esperienza appunto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, si crea una situazione per cui i paesi deboli, le categorie sociali, le classi sociali più deboli, eccetera, eccetera, vanno a stare sempre peggio,
quindi si riduce la classe media, aumentano i poveri, tutti questi fenomeni qui, c'è più disoccupazione, c'è più inoccupazione, c'è più disperazione, è chiaro che vuol dire che questo modello non è sostenibile, che non vuol dire che finisca in un fiat. Può anche perdurare, come vedremo, anzi quello attuale, come vedremo, comincia secondo me nel 2001, si potrebbe dire che sia cominciato nel 2008, non cambia niente, lo vedremo nei dettagli, presenta delle caratteristiche che in altri tempi sarebbero state da un punto di vista finanziario assolutamente insostenibili. Pensate solo che i titoli tossici, non tutto il debito del giro per il pianeta, i titoli tossici rappresentano 54 volte il PIL mondiale. Se si parla di default, di sostenibilità, eccetera, del debito pubblico di un singolo Stato, quando quest'ultimo debito pubblico supera di una volta il suo PIL, voi capite che qui abbiamo 54 volte il PIL. E quindi ci domandiamo com'è possibile che non sia saltato il sistema, e ci arriveremo. Adesso io vorrei prima fare un excursus di questi quattro modelli capitalistici, ovviamente, per poi vedere delle possibili alternative, che poi vedremo sono fondamentalmente tre, più c'è una quarta, cioè continuare così, delle quattro alternative, quindi compreso, è una contraddizione in termini dire che sia un'alternativa a quello che sta succedendo, quindi alternative sono tre, quello che è sostenibile e quelli che non sono sostenibili. E perché, insomma, ovviamente. Allora, prima di tutto vediamo il primo modello che abbiamo, di cui abbiamo avuto esperienza dopo gli accordi di Bretton Woods del 44 e che durerà fino al 79, quindi vedete che a prescindere dalla discussione che era in corso anche a quei tempi nell'ambito tra marxisti, marziani, liberisti e non liberisti, keynesiani e non keynesiani, eccetera eccetera, non c'è dubbio che questo sia, perlomeno da un punto di vista relativo, un modello sostenibile, perché è durato 35 anni. Quali sono state le sue caratteristiche? Prima di tutto che i singoli paesi dovevano essere aiutati nel sostenere le loro bilance commerciali, e quindi un paese che non ce la faceva ad esportare o lo si aiutava dandogli finanziamenti e mezzi per dotarsi di una struttura industriale adeguata. Ovviamente a quei tempi è l'industria il centro dell'economia, poi questo può essersi evoluto, ma è un altro discorso. Ovviamente ogni epoca storica ha i suoi riferimenti. Allora ovviamente era l'industria, prima l'industria pesante, poi l'industria metalmeccanica, poi l'industria manifatturiera, ma questo è un altro discorso. Allora, questo paese veniva aiutato a dotarsi di un apparato industriale, oppure gli si consentiva di svalutare la sua moneta in modo di avere più facilità ad esportare e più difficoltà ad importare, ovvero il paese forte, che praticamente è lo stesso, lo si portava perché stava esportando troppo ed era allora considerato uno squilibrio economico, non solo il disavanzo commerciale, cioè la differenza fra importazioni e esportazioni, ma anche l'avanzo commerciale era considerato uno squilibrio, cosa che adesso non è più. Cioè la Germania, applicando le regole di allora, sarebbe stato un paese che doveva essere spinto, come infatti veniva spinta quando c'era il marco, a rivalutare la sua moneta per esportare di meno e importare di più, perché i paesi dovevano essere in equilibrio nella bilancia commerciale, import-export, questo si chiamava i fondamentali, tranne uno, il paese leader, cioè gli Stati Uniti d'America, i quali per aiutare i propri alleati, e ovviamente solo i propri alleati, accettavano di importare di più e di avere un disavanzo strutturale della propria bilancia dei pagamenti.
Piccolo particolare, gli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo il 1971, per pagare le loro importazioni stampavano dollari e le compravano, poi il dollaro era la moneta degli scambi internazionali. Pensate che oggi, nonostante l'euro, nonostante le altre monete internazionali eccetera eccetera, le transazioni, l'80% delle transazioni mondiali sono ancora denominate in dollari, quindi voglio dire, figuriamoci cosa poteva essere all'indomani della seconda guerra mondiale. Quindi c'è un principio di solidarietà fra i paesi, che verrà meno, come vedremo appunto, nella G7 di Tokyo del 1979. Seconda caratteristica del modello espansivo keynesiano, sostenibile, chiamatelo come vi pare, è il fatto che i guadagni di produttività devono essere equamente divisi fra i lavoratori, che così hanno un salario superiore a quello che gli è strettamente necessario per sopravvivere, e quindi non sono più proletari, in quanto entrano a far parte della classe media, cominciano a mandare i figli a scuola, eccetera, eccetera. Il secondo percettore dei guadagni di produttività attraverso le tasse è lo Stato, il quale può destinare maggiori risorse ai servizi pubblici, al welfare universale, e voi capite che la classe media e gli stessi lavoratori, essendo sgravati delle spese per mandare i figli a scuola, per curarsi, per i trasporti, possono destinare una parte maggiore del loro reddito all'acquisto di beni di consumo. Beni di consumo che sono l'aggregato macroeconomico più importante da osservare, poi vedremo quando parleremo della ripresa ai giorni nostri come questa lezione sia stata dimenticata o volutamente o di fatto. Il terzo percettore del guadagno di produttività o profitto sono i proprietari, i quali alla fine del ciclo del prodotto, detratte le tasse, detratti i costi e quindi anche la componente di costo che è il profitto che va ad aumentare il salario, si trovano a realizzare un profitto modesto. Però questo ha due conseguenze. La prima è che nelle imprese comandano i manager, i quali espandono la produzione, quindi l'obiettivo di questo tipo di capitalismo è la massimizzazione delle vendite. Dalla massimizzazione delle vendite discende la massimizzazione dei profitti, ma questo è il punto, si riduce il saggio di profitto, cioè la redditività dell'investimento, il rendimento dell'investimento, il return on capital è basso. Ma siccome, e quindi i proprietari sono doppiamente scontenti perché il profitto è basso, il saggio di profitto è basso, meglio, perché il profitto è anche elevato perché si vende tanto, no? Ma il rendimento del loro investimento è basso, tuttavia perché lo devono accettare? Perché il saggio di interesse è pure basso, cioè durante questi 35 anni viene sottratta ai proprietari, ai risparmiatori, ai capitalisti, ai ricchi, la possibilità di investire la loro risorsa, cioè il capitale, altrimenti che nelle attività produttive, perché le attività finanziarie rendono molto poco. Quando comincerà l'inflazione addirittura avranno dei risultati in termini reali, cioè depurati dell'inflazione, negativi. Conseguentemente i proprietari perdono importanza e centralità nella società e nell'impresa, perché le due cose sono molto collegate. Hanno un grande vantaggio i proprietari, perché se fosse stato che solo i proprietari avevano solo cose negative, saremmo usciti da quella equazione originaria che vi avevo proposto, e cioè che tutti devono prendere qualcosa e lasciare qualcosa per essere un sistema sostenibile. Che cosa guadagnano i proprietari in questa situazione? Che i loro patrimoni si valorizzano, perché il valore di un patrimonio viene calcolato in base ai redditi futuri. I redditi futuri sono elevati se c'è espansione. Ma questo non basta, perché come vedremo, la questione economica noi ci siamo abituati a sopravvalutarla. In realtà
ciò che conta di più della situazione economica è il potere, è la situazione politica. E quindi questi proprietari si cominciano a organizzare già in precedenza rispetto al G7 del 79, che probabilmente è il loro ritorno alla priorità storica, per cercare di riprendere il controllo. E quindi è la cosa più importante per loro è determinare un aumento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, che li metta in condizione di dire ai manager: espandi la produzione fino a questo punto, ma da questo punto in poi ti fermi, perché io guadagno uguale o di più investendo sul mercato finanziario. Questo è il messaggio cruciale di Keynes e soprattutto della scuola svedese di Leijonhufvud e altri, che appunto sono in parte ispiratori di Excel, eccetera, ispiratori della stessa scuola keynesiana. Ovviamente un'altra caratteristica di questo modello, che puntando soprattutto sullo sviluppo dei beni materiali, dei consumi materiali, perché ovviamente l'umanità veniva fino agli anni 60, c'è stata la fame, cioè mediamente, se parliamo per esempio dell'Italia, ma voglio dire c'era scarsità, c'era carenza di prodotti alimentari, di beni di vestiario, di automobili, di lavatrici frigorifere, cioè tutto ciò che la tecnologia metteva a disposizione era tutto sommato scarso, non tutti se lo potevano permettere. Nel momento in cui con gli anni 60 invece quasi tutti, con lo sviluppo come ho descritto della classe media, quasi tutti se lo possono permettere, ecco, cominciano i consumatori a variare i loro gusti, i loro interessi, quindi le produzioni devono diversificarsi, cambia il mercato del lavoro. E allora fino a questo punto la domanda di lavoro era al 95-96% caratterizzata da figure professionali semplici. Bastava la terza media per capirci, anzi la terza media era pure troppo, perché per stare dietro la catena di montaggio potevi pure la quinta elementare, la quarta elementare, la terza elementare, che problema c'era? Nel momento in cui invece si segmentano i gusti, si diversificano le produzioni, eccetera, e allora è chiaro che bisogna stare appresso a questi utenti consumatori, bisogna seguirli nei loro gusti. Non si vende, non si guadagna più sulla vendita delle automobili, si guadagna sulla manutenzione, per fare un esempio. Quindi c'è tutto un cambiamento epocale della produzione, e quindi da una parte l'umanità raggiunge con gli anni 70, per la prima volta nella sua storia, almeno la storia ufficiale, la capacità di approntare beni materiali in quantità superiore alle esigenze. Contemporaneamente, e non è un caso, come vi spiegherò fra un attimo, nel 1971 Nixon dichiara che la moneta non deve essere più ancorata all'oro. Ma perché la moneta in precedenza è stata ancorata all'oro? Perché doveva essere limitata, frenata, se no c'era l'inflazione. Perché c'era l'inflazione come durante le guerre? Perché la gente aveva dei mezzi monetari stampati dallo Stato, stampati dalle banche centrali, arrivati non si sa dove, e se però non c'erano i prodotti nei negozi, nei mercati, questa moneta non valeva niente. Quindi ad esempio mia nonna raccontava appunto che durante la guerra a Bologna, per comprare una cipolla, ha dovuto dare anello con brillante, col diamante, no? Perché questo era il livello. Una piccola cosa del genere l'abbiamo assaggiata qualche anno fa, quando in Sicilia i forconi avevano bloccato completamente il movimento delle merci su gomma, e conseguentemente i supermercati erano vuoti, c'era stata l'impennata dei prezzi. O durante le guerre, che si è distrutta la produzione industriale, eccetera, o l'agricoltura, chiaramente succede che non ci sono i prodotti. Quindi il motivo per cui la moneta storicamente è stata ancorata all'oro era per limitarla e per evitare l'inflazione. Tant'è che quando nel XVI secolo, arrivato oro e argento in abbondanza dalle Americhe, fu monetato, ci fu la botta inflattiva, perché le capacità produttive non erano sufficienti. Quindi
occorreva limitare la moneta alla quantità di oro esistente, molto in cui è aumentata la quantità di oro e la quantità di argento, è stato monetato, ma le capacità produttive, tecnologiche, energetiche del XVI secolo erano tali per cui non si poteva trovare altra strada che quella di una grande botta inflattiva. Dopo gli anni 70 questa cosa non succede più, puoi mettere una quantità di moneta cartacea a piacere, non viene l'inflazione, il motivo per cui ci sarà alcuna inflazione sono altri, ma non c'è più. Quindi praticamente c'è questa doppia liberazione dalla scarsità di mezzi finanziari e di mezzi materiali, ed ecco allora che nasce un movimento per dire fermiamoci, perché invece sono limitate le risorse del pianeta. E quindi ecco la prima grossa resistenza conservatrice a quello che si stava determinando, soprattutto durante gli anni 70. In realtà le equazioni del Club di Roma erano delle equazioni lineari in cui praticamente si diceva: e se la Cina, e se l'India, che da sole rappresentano quasi 2 miliardi di persone, si mettono a produrre automobili, frigoriferi, lavatrici, eccetera, come li abbiamo noi nei paesi occidentali, cosa succede? Quindi applicando le caratteristiche produttive del tempo era un disastro dal punto di vista sia delle risorse sia dell'inquinamento. In realtà non è così, perché al crescere della produzione e della tecnologia le risorse vengono le attività inquinanti vengono minimizzate per unità di prodotto. Quindi in buona sostanza qual è la differenza, per fare un esempio, fra i paesi occidentali a democrazia industriale e gli altri? Che da noi c'erano i sindacati, i quali facevano un casino per far aumentare i salari, i lavoratori costavano troppo e allora diventava conveniente per le imprese di introdurre tecnologie sempre migliori che minimizzavano la quantità di lavoro per unità di prodotto. Quindi gli operai potevano essere pagati parecchio, i profitti c'erano, la tecnologia migliorava l'utilizzo delle risorse e diminuiva l'inquinamento, e ovviamente la disoccupazione veniva riassorbita se poi alla fine dei giochi c'era un aumento della domanda tale per cui tutti potevano comprare, avere un lavoro e un reddito, perché se è ovvio che se noi assistiamo solo al miglioramento all'aumento della tecnologia rispetto al lavoro, è ovvio che quest'ultimo finisce per risultare disoccupato, ma se cresce la domanda, e quindi queste economie sono economie di crescita della domanda, ma con tre limiti, cominciano a manifestare tre limiti. Il primo è che effettivamente non c'è una crescita delle coscienze per cui a fianco della ricerca del miglioramento della condizione materiale, tipo le automobili, i frigoriferi, le cose di moda, eccetera, eccetera, ci sia una parallela crescita nella domanda di prodotti materiali, creatività, il teatro, il cinema, la musica. Queste cose sono ancora viste come dei complementari, non come quello che deve caratterizzare un'economia sviluppata, perché si sviluppano le coscienze, si sviluppano le intelligenze, no? Per cui la corsa di quello che è benestante durante gli anni 70 è avere una macchina più grossa, avere una macchina più importante, avere una macchina di lusso, avere una macchina di importazione. E allora che succede? Che quando lo Stato aumenta la spesa per sostenere la domanda e arrivare a aumentare i livelli dell'occupazione, invece la gente compra prodotti di lusso dall'estero, l'occupazione la crea all'estero e la disoccupazione rimane all'interno. Quindi perde di efficacia il principale motore dell'economia keynesiana espansionistica, che è la spesa pubblica. I conti con l'estero si disastrano, ovviamente si pone tutta una serie di problemi. Con gli anni 70, non a caso, le banche inglesi cominciano a far aumentare il tasso di interesse. Come procedono? Remunerando i depositi dei conti correnti, cioè in precedenza non c'avevano una remunerazione, in quanto erano considerati risparmi strasicuri, stavano lì e quindi prendevano un interesse basso.
la banca guadagnava sulla differenza fra questo interesse basso e quello che applicava ai prestiti, che pure era basso. Nel momento in cui le banche si fanno concorrenza fra di loro per accaparrarsi i risparmi, cioè i depositi, offrono dei tassi di interesse, che loro chiamano passivi, crescenti. Conseguentemente anche i tassi attivi aumentano, ma a prescindere dall'andamento della forbice, il risultato è quello di far crescere il tasso di interesse. Nel 1979, al G7 di Tokyo, si decide che ciascun paese dovrà essere responsabile della sua bilancia dei pagamenti. Quindi se un paese ha una bilancia dei pagamenti in deficit e non potrà svalutare la sua moneta e non riceverà aiuti per dotarsi delle attrezzature industriali che servono per esportare, dovrà far crescere il tasso di interesse, questo era l'obiettivo, far crescere il tasso di interesse per attirare i capitali e riequilibrare il disavanzo commerciale con un avanzo nel movimento dei capitali, e quindi la sua bilancia di pagamenti va in pareggio. Viceversa, un paese forte, se non dovrà rivalutare, non dovrà nemmeno aumentare il tasso di interesse, perché praticamente non gli interessa di attirare i capitali, anzi lo abbasserà. Ma abbassando il tasso di interesse avrà più opportunità a fare investimenti in tecnologia e innovazione, che sono proprio quelli che fanno la differenza tra un paese forte e un paese debole. Quindi il modello salta, perché i paesi più forti diventano, i paesi forti diventano più forti, i paesi deboli diventano più deboli, e si rompe quel principio che avevamo posto all'inizio. Questo sistema, quindi dal 1980, si basa su alti tassi di interesse. Terzo passaggio, prima abbiamo visto le banche, poi abbiamo visto il commercio estero, che fa aumentare i tassi di interesse, adesso vediamo il terzo e più importante passaggio, che è lo sganciamento delle banche di emissione o banche centrali dal governo, dal tesoro, dallo Stato in senso stretto. Cioè fino al 1980, quando lo Stato aveva bisogno di soldi, emetteva dei titoli a bassissimo tasso di interesse. Se non tutti i risparmiatori li sottoscrivevano, per cui una parte di questi titoli rimaneva venduto, la Banca d'Italia stampava soldi, li metteva a passivo, falso, ma andava bene per far funzionare il sistema, dava i soldi allo Stato e si metteva all'attivo i titoli di Stato, e faceva la differenza tra il piccolo interesse e i suoi costi di funzionamento. Questo consentiva allo Stato, al governo, al Ministero del Tesoro di decidere il tasso di interesse. Cioè il tasso di interesse è 1, poi emetti titoli a 1, se non li vendi tutti c'è la Banca d'Italia che li compra, e quindi il tasso di interesse rimane quello deciso dal Tesoro. Nel momento in cui si decide in Italia dal 1981 che la Banca d'Italia non è più tenuta, non deve più comprare i titoli invenduti, il tasso di interesse sfugge al controllo del governo e passa nelle mani dei mercati, perché se la Banca d'Italia non interviene stampando moneta e comprando l'offerta residua, il tesoro, perché ha bisogno di soldi e nessuno glieli dà, lui non li stampa, la Banca d'Italia non glieli stampa, li deve chiedere ai risparmiatori, alle banche, ai mercati, e quindi dice vabbè, vi do un interesse più alto, e perde il controllo del tasso di interesse. Poi quel tasso si riverbera su tutta l'offerta del giorno. In pratica dal 1981 al 1989 abbiamo avuto il raddoppio del debito pubblico per questa scelta, per questa ragione. Il raddoppio e il superamento da parte del debito pubblico del PIL italiano è stato voluto, non è stata una cosa, diceva vabbè, oddio, è successo, non se ne... volevano il risultato. E quindi l'avevano ottenuto. Quindi queste tre cose fanno crescere i tassi di interesse. Questo cambia durante gli anni 80, siamo al secondo modello, che è questo di tipo obbligazionario, l'economia italiana, perché a questo punto l'orizzonte temporale delle imprese si riduce, le imprese praticamente non investono più tutto il profitto in espansione produttiva, ma le investono finché questi investimenti gli rendono di più di quello che non rendono le obbligazioni pubbliche.
Siccome le obbligazioni pubbliche, per i meccanismi che abbiamo descritto, rendono moltissimo, gran parte degli investimenti saranno finanziari e quindi l'assunzione di giovani è frustrata. Questo è il motivo per cui c'è tanta disoccupazione. Comincia la disoccupazione industriale negli anni 80. Questo è un modello insostenibile, perché i paesi deboli diventano più deboli, i paesi forti diventano più forti, perché all'interno della società le classi sociali non ce la fanno. I debiti pubblici aumentano, la spesa pubblica non serve più per finanziare i servizi e le istituzioni, ma per pagare gli interessi sui titoli del debito pubblico, un disastro. Comunque nel 1992 questo modello va per aria e si dimostra che questo secondo modello capitalistico non espansivo è insostenibile anche in termini relativi, perché dura solo una dozzina d'anni, mentre quell'altro ha durato 35, più di tre volte di più. E dal 92, nel 92 crollano i corsi obbligazionari, crollano i tassi di interesse, cioè si riportano nelle medie storiche, e inizia una fase che vedremo durerà, questa terza fase durerà fino al 2001, di classico capitalismo finanziario. Che cos'è il capitalismo finanziario? Una cosa che si basa sulla crescita, la presenza e la crescita dei titoli in borsa, il commercio delle azioni, nel quale però vanno distinte due situazioni ben diverse. Nel 20% dell'economia, che è quella innovativa, quella nuova, quella che corre, quella che fa più profitto, eccetera, non c'è problema. Perché se il titolo va su, perché l'economia fa profitto e per aumentare la produzione io devo investire questi profitti, è chiaro che lì cresce l'occupazione, cresce la produzione, crescono i profitti, non ci sono problemi. Ma nell'80% dell'economia, dove il profitto è basso, come faccio io a riaprire questi margini di profitto per avere una remunerazione che sostenga il titolo e non me lo faccia crollare? C'è una sola strada: ridurre l'occupazione di più di quanto non riduco la produzione. E come faccio a ridurre tanto l'occupazione, ma diciamo tanto la produzione, ma ancora di più l'occupazione? Quindi riduco i redditi, creo disoccupazione e produco di meno, ma guadagno di più. Questo è il capitalismo finanziario, che infatti è un tipo di capitalismo destinato ad andare in crisi. Come lo sostengo questo? Importando prodotti a basso costo da chi ha dei salari e non rispetta l'ambiente, non rispetta la salute, non rispetta niente, e quindi è in grado di inondarti di prodotti a basso costo. Questo compensa la riduzione delle retribuzioni dei lavoratori o la presenza di un'elevata disoccupazione. Quindi questa globalizzazione degli anni 90 è funzionale a questo modello finanziario, solo che è proprio quel tipo di produzione che determina un innalzamento esponenziale dei livelli di inquinamento e di peggioramento delle condizioni dell'ambiente, soprattutto in quelle realtà dove la produzione industriale va più veloce, cioè la Cina, l'India, la Russia, eccetera. Russia che tra l'altro era saltato tutto il sistema sovietico, adesso questi sarebbero dei approfondimenti, modelli di mercato, modelli non di mercato, ma adesso sono molte cose poi da aggiungere, adesso non posso dire tutto qua. Cerco di dire le cose essenziali. Quindi abbiamo questo terzo modello capitalistico, che è il classico modello finanziario, come ho detto, in cui l'obiettivo è la valorizzazione del titolo in borsa, la quale funziona finché i profitti vanno su, per queste due ragioni, perché c'è l'innovazione da una parte e perché c'è la riduzione occupazionale più che proporzionale rispetto a quella produttiva dall'altra, ma a un certo punto, se non c'è domanda, si ferma e comincia la classica crisi capitalistica. Quest'ultima inizia alla fine della primavera del 2001. Nel frattempo però, le banche avevano riconquistato la posizione che avevano prima delle riforme degli anni 30. Con la riforma degli anni 30 ci si era resi conto che per evitare le crisi finanziarie bisognava tenere distinta l'attività di credito delle banche, che era essenziale, dall'attività finanziaria. Quindi o fai attività finanziaria o fai credito. Con gli anni 90 alle banche viene restituita la possibilità di fare finanza e le banche si buttano nella finanza anche a costo di disintermediare se stesse come istituti di credito.
quindi offrono pacchetti azionari, si mettono a fare di tutto tranne che il credito, promettendo rendimenti altissimi, eccetera. Quando inizia la crisi della borsa, gli speculatori di borsa sono in grado di guadagnare sia quando c'è boom di borsa, sia quando c'è la crisi, il ribasso, perché riescono a speculare al ribasso. Le banche non potevano speculare al ribasso, quindi cosa fanno? Cominciano a fare i derivati, perché nel frattempo, fin dalla primavera del 2001, quando comincia a manifestarsi la crisi, c'è qualcuno, qualche scienziato, qualche premio Nobel, qualche centro di ricerca, qualche studioso, qualche economista, tutti quanti d'accordo, stanno anche nei libri paga delle banche, date voi un giudizio di questa circostanza, ma tutti quanti prevedono il prossimo trimestre ci sarà la ripresa, quindi le banche ci vanno dentro con i derivati. Il derivato è una tecnica che in banca si usa quando non riusciresti a pagare gli altri interessi promessi ai vecchi sottoscrittori, ma prendi il capitale convincendo i nuovi sottoscrittori e lo utilizzi per pagare gli interessi. Poi devi ripristinare una situazione di equilibrio, perché usare il capitale per pagare gli interessi è lo schema Ponzi, no? Ovviamente. Ma di trimestre in trimestre, di semestre in semestre, di anno in anno, questa ripresa manca da 14 anni. E in questo frangente le banche continuano a fare derivati. Sapete quanto sono i derivati oggi? Hanno superato gli 800 mila miliardi di dollari. Considerate che il PIL mondiale è 73 mila. Quindi è 11 volte il PIL mondiale, i suoi derivati. Ma siccome questa cosa è insostenibile, allora che fanno? Derivati sui derivati. E siccome i derivati sui derivati sono insostenibili, fanno i derivati sui derivati dei derivati e altri titoli tossici all'infinito. Totale, oltre gli 800 mila miliardi di derivati originari, abbiamo 3 milioni e 200 mila miliardi di titoli tossici. Totale 4 milioni di miliardi di titoli tossici, detti anche 4 quadrilioni, che però stiamo parlando di 54 volte il PIL mondiale, come vi dicevo all'inizio. Allora, nel 2008 scoppia la bolla, fallisce la Lehman Brothers, e tutti dovevano fallire come la Lehman Brothers. Perché? Che per la prima volta la massa della liquidità che le famiglie, le imprese e l'economia criminale, che fa parte del gioco, mettono dentro le banche è di meno della massa della liquidità che le banche perdono sulle piazze speculative. A quel punto doveva saltare tutto il sistema e chissà cosa veniva fuori. Invece intervengono le banche centrali e garantiscono mezzi monetari illimitati. Cioè, questo è scritto nei documenti, illimitati. Io quando ho ricevuto il coso del bureau di controllo della Fed la prima volta, nel 2011, credevo che era uno scherzo, perché erano praticamente i miei corrispettivi, io stavo all'Inps, loro erano quelli della Fed, perché la BCE e la Banca d'Italia non hanno un collegio dei sindaci di controllo. La Fed, diciamo, e ha fatto il rapporto. E diceva, ah, dovete smettere di sparare 10 mila miliardi di... cioè, avevano sparato fuori più del PIL americano per sostenere le banche che stavano facendo questo disastro. Illimitatamente è l'aggettivo, l'avverbio cruciale per capire di che stiamo parlando. Piccolo particolare, senza chiedere niente in cambio, cioè non è che loro salvano le banche universali che hanno fatto questo disastro e gli dicono basta, fermatevi, no, gli chiedono in cambio, no, no, continuate, intanto noi vi sosterremo illimitatamente. Esatto, poi il motivo viene fuori nel 2013, quando un rapporto della banca, della BCE, che intanto aveva cominciato a fare il prestito illimitato, cioè l'LTRO, la Fed, la Banca del Giappone, eccetera, dicono alle banche che sono state aiutate, ma voi avete crediti inesigibili, sono troppi, ma voi avete troppi debiti, ma voi siete troppo squilibrate, adesso vi dobbiamo controllare, vi dobbiamo fagocitare, dobbiamo decidere i vostri assetti societari, dobbiamo decidere il vostro management,
Dobbiamo farvi fare il buy-in, cioè saranno i vostri depositanti, correntisti e clienti a pagare i vostri debiti, non la collettività in generale. Ecco il disegno allora qual era? Quello di controllare le banche, da parte delle banche centrali, che rappresentano l'alta finanza. Ma questo modello di cui vi sto parlando, dopo il 2001, non è il capitalismo finanziario che siamo stati abituati a studiare nei secoli, seculorum. È un'altra cosa, nuovissima. E cioè, io l'ho chiamato capitalismo ultrafinanziario, perché l'obiettivo non è la valorizzazione del titolo, l'obiettivo è la massimizzazione nell'emissione dei titoli, perché si guadagna sull'emissione, quindi non si guadagna sul valore del titolo, perché questi titoli non varrebbero niente, perché è carta, poi non è nemmeno carta perché sono bit elettronici. Quindi praticamente la spending review o l'austerity non è che servono per risanare i conti pubblici, servono per peggiorarli. Perché? Perché in un modello siffatto occorre che i debitori stiano male, perché se un debitore sta bene io incasso la cedola, a scadenza mi restituisce il capitale, che problema c'è? Mi tengo il titolo, non lo mando in giro. Ma se il debitore sta male, io venderò il titolo, perché quindi ci saranno gli spread, no? sui titoli. Più stanno male i debitori e meglio è per questo tipo di capitalismo, perché il titolo girerà e chi lo compra lo sa perfettamente che è una bufala e lo rivenderà e si guadagnerà su queste operazioni. Quindi ciò che governa questa economia non sono più scelte di politica economica, anche irrazionali, anche politicamente pilotate come quelle delle agenzie di rating e quant'altro, ma degli algoritmi matematici. Perciò questo tipo di capitalismo è stato anche definito non di mercato, perché non sono più i mercati con le loro follie, non solo follie ma anche follie, animal spirits, chiamateli come vi pare, a determinare grandi scelte di politica economica. Cioè non ci sono più le scelte di politica economica, c'è solo questa massimizzazione nell'emissione di finanza. Però qual è il punto? E comincio a avvicinarmi all'altra parte della mia relazione. Che mentre il capitalismo finanziario è devastante per l'economia reale, è insostenibile, infatti poi è quello che è durato di meno tempistica che vi ho detto, cioè dal 92 al 2001, cioè solo 9 anni, quello ultrafinanziario, questo qui, è lontanissimo dall'economia reale, cioè non gliene frega niente dell'economia reale, quindi praticamente ti lascia degli spazi. E allora, per esempio, non è un caso che recentemente il Club di Roma, le banche centrali, eccetera, si stiano interessando alle monete complementari. Cioè prima, per esempio, la tematica delle monete complementari, sia nella loro componente finanziaria, compensazioni, bitcoin e tutte queste cose qua, sia nella loro piccolezza, lucenza, ma efficacia a livello di protezione di produzioni locali, eccetera, erano considerate un argomento marginale, cioè una cosa così per cultori della materia. Oggi ci stanno sopra le principali università, i principali centri di ricerca, le banche. Perché? Perché si capisce che se questo sistema finanziario, pensiamo all'euro, non è sostenibile, qualcosa deve venire fuori, e quindi si sta manifestando nella società un movimento di alternativa. I primi sono state le nostre piccole imprese, perché le nostre piccole imprese, contrariamente a quello che si insegnava e si apprendeva in qualunque testo di economia all'università, non scelgono il loro futuro in base a un ragionamento economico-finanziario, perché sennò dovevano chiudere. Scelgono in base a un principio politico, cioè sopravvivere, controllare risorse reali, quindi accettano di non fare profitto, pagano le tasse sulle perdite, e hanno banche che non li aiutano, hanno... Cioè, è una cosa allucinante come dicono, eppure ci consentono di essere la terza potenza industriale quanto a diversificazione merceologica all'export.
Quindi c'è un qualcosa, evidentemente, che distingue l'economia dalla politica. Politica intendo la partecipazione. Poi oggi ci sono contratti di rete, movimenti di imprese che vogliono autonomizzarsi, tutte cose che sono lontanissime da quello che è il governo, la politica comune e via dicendo. E hanno a che fare con tutto ciò che ruota attorno alle monete complementari, ai meccanismi di compensazione tra debiti, crediti e via dicendo, che è una forma di finanza a servizio, diciamo così, della produzione. Tra l'altro, anche gli stati possono emettere moneta fiduciaria, cioè buoni acquisto. Se poi questi ultimi sono utilizzati, vengono accettati da commercianti, piccole imprese, produttori, che poi ci possono pagare le tasse, di fatto è moneta. Ma è moneta fiduciaria, non è moneta a corso legale come gli euro che ci siamo impegnati a non stampare finché vigono i trattati e vige l'Unione Europea e la BCE, l'euro, eccetera. Però intanto questo euro, comprese le operazioni di quantitative easing dei Draghi, non arrivano alle piccole imprese, alle famiglie, eccetera. Vanno solo ad aumentare la liquidità delle banche, le quali, se di una cosa, si vogliono liberare dell'eccesso di liquidità, tant'è che durante il 2014 le banche, in 9 casi, cioè nel caso di 9 paesi, hanno comprato titoli di Stato con tassi di interesse negativi, nominali negativi, cioè praticamente le banche davano 100 euro per prendere un titolo che ne valeva 99. Perché? Perché avevano bisogno di mettere titoli possibilmente garantiti, perché questi paesi sono anche paesi forti come la Germania, e mettono titoli a tasso di interesse negativo. Questo perché? Perché le banche non vogliono la liquidità, cioè ne hanno troppa. Ma se poi l'artigiano, un piccolo commerciante, la famiglia ha bisogno di aiuto, non glielo danno. Mentre le grandi imprese non domandano credito perché non c'è la ripresa, e quindi perché dovrebbero fare investimenti e domandare credito? Ecco perché non c'è la ripresa, perché ci sia la ripresa c'è il principale aggregato macroeconomico, che sono i consumi, che deve crescere. Ma i consumi crescono solo in 2 casi. Il primo è che aumentano le retribuzioni e non ci sono le condizioni. Il secondo è che aumenta la spesa pubblica e nemmeno ci sono le condizioni, perché dovremo manomettere i trattati per far aumentare la spesa pubblica. Quindi non c'è nessuna, quando vi parlano di ripresa ci prendono in giro, non c'è nessuna possibilità di ripresa. Il tentativo che fece Bush a suo tempo di ridurre le tasse è fallito in termini di ripresa, per la semplicissima ragione che se tu riduci le tasse alla classe media, gli dai delle somme, ma poi, siccome la riduzione delle tasse presuppone che si riduca la spesa pubblica e quindi costerà di più la scuola, costerà di più l'assicurazione sanitaria, costeranno di più i trasporti pubblici, quella stessa classe media si trova a pagare di più per l'aumento del costo dei servizi di quello che non ottiene da una riduzione delle tasse, conseguentemente consuma di meno, non consuma di più. E i ricchi, che già consumano tutto quello che consumano, perché per definizione il ricco è colui che non incrementa il suo consumo all'incremento di reddito, non destinano le maggiori somme derivanti dalla riduzione delle tasse a investimenti produttivi, perché non c'è la ripresa, e quindi perché dovrebbero investire se non ci sono prospettive di profitto? Quindi l'unica forza che può determinare la ripresa è la spesa pubblica, che deve essere fatta in modo intelligente e via dicendo. Certo, voi mi potreste dire: riduciamo le tasse e manteniamo la spesa pubblica, anche questa è una possibilità, però funziona di più mantenere le tasse e aumentare la spesa, in modo di avere servizi, infrastrutture, tutto quello che deve funzionare, la scuola, i trasporti, eccetera, eccetera, un piano per assetto idrogeologico. Pensate che noi abbiamo calcolato che ci vogliono 300-400 miliardi per rimettere in ordine l'Italia dal punto di vista dell'assetto idrogeologico. Questi sono tutti soldi che lo Stato potrebbe stampare creando posti di lavoro, ingegneri, quello che serve, e poi aumenterebbe il consumo e ci porterebbe, solo un piano di assetto idrogeologico di 300-400 miliardi ci porterebbe fuori dalla crisi.
ma dicono non ci sono i soldi, come se mancassero i chilometri per costruire le strade. Non ha senso, però è così, questo è il primo punto. Allora, torniamo ai modelli. Dicevo, allora, la prima possibilità è quello di continuare con questo modello ultrafinanziario. Teoricamente esso è insostenibile perché la massa dei debiti dovrebbe generare una iperinflazione che farebbe azzerare tutti i valori, bruciare tutto, eccetera, eccetera. In realtà i BRICS, cioè Russia, Brasile, Cina, India, si stanno organizzando ma molto timidamente per costruire l'alternativa. Perché molto timidamente? Perché loro hanno nelle pance i dollari e gli euro. Quindi se li buttano fuori, mettono in crisi il sistema del dollaro, ma si privano delle loro riserve e non hanno il coraggio di farlo. Se se li tengono, mantengono in vita questo sistema. Quindi quella situazione è incerta. Ci sono focolai di guerra, perché dovete considerare che se noi facciamo delle bad bank, ma non dei crediti, delle bad bank della finanza, e le mettiamo fuori, e poi dopo gli stati si mettono d'accordo, li acquistano, li trasformano in valuta per fare gli investimenti, noi usciamo dalla crisi parimenti. Oppure se lo fanno i BRICS. Ma queste soluzioni, che andrebbero benissimo, non vanno bene alla grande finanza, perché l'unica soluzione che va bene alla grande finanza è la terza guerra mondiale, perché è l'unica soluzione che non la spiazza. Le altre spiazzano la grande finanza, cioè gli devono dire: tu sei zero, tu vali zero, tu non vali niente, adesso governano i popoli, governiamo noi, e la mettono da parte, cosa fattibilissima in teoria, però in pratica bisogna vedere. A livello di modelli, dunque, noi abbiamo fondamentalmente, oltre a continuare con questo, con la prospettiva anche di una guerra mondiale, abbiamo primo il modello della decrescita. Ma il modello della decrescita non funziona perché la riduzione della popolazione deve essere maggiore della riduzione della produzione. La riduzione della produzione, perché funzioni il modello della decrescita, deve essere fortissima, ma la riduzione della popolazione è ancora più forte. Cioè dobbiamo eliminare miliardi di persone. Se questo è un modello sostenibile, valutate voi, ma questo è il problema. Poi abbiamo la possibilità di tornare a un modello keynesiano espansivo. La sua caratteristica però era quello di portare giù il tasso di profitto, fino a uscire dal capitalismo. Ed è questo il motivo probabilmente per cui negli anni 70 i proprietari, le banche, tutti quei soggetti che vi ho raccontato all'inizio del mio discorso, hanno evitato questo esito. Purtroppo gli stessi movimenti operai, sindacati, le sinistre, chi cioè teorizzava la rivoluzione e il superamento del capitalismo, non si è reso conto che stavamo superando il capitalismo, dovevamo continuare su quella strada, possibilmente innestando sulla domanda di consumi materiali anche una domanda di consumi immateriali, ma quella scarsezza di consapevolezza probabilmente è la chiave di volta per capire perché non si è fatto. Perché il modello keynesiano non è stato, come dire, rivisitato e riformato, che poteva esserlo, visto che aveva funzionato egregiamente per 35 anni, e invece è stato abbandonato per tornare ai vecchi modelli liberisti che poi ci hanno garantito 35 anni di catastrofe. Alla fine abbiamo un modello capitalistico, cioè un modello economico non capitalistico. Quali sono le due condizioni o caratteristiche di un modello non capitalistico, quindi con livelli di coscienza più elevati rispetto a quelli attuali, ma voglio dire, ci stiamo attrezzando. Primo, che la moneta non deve essere riserva di valore, cioè la moneta non deve venire risparmiata. Si possono fare delle scorte, perché servono, ma la moneta deve servire solo per fare per rendere multilaterali invece che bilaterali gli scambi, come sarebbe nel baratto. La seconda cosa è che bisogna partire dall'economia locale, quindi tutte le realtà devono produrre ciò che sanno produrre, non importa che siano piselli o astronavi, però quello che loro sanno produrre è poi i loro mezzi. Dopodiché esportano le eccedenze,
che non hanno un valore, hanno un valore arbitrario, un prezzo arbitrario le eccedenze, e gli consentono di approvvigionarsi di moneta internazionale se devono comprare, devono importare un qualcosa che non sono in grado di produrre. Per cui questo modello non capitalistico non è un modello chiuso, è un modello aperto, c'è il commercio internazionale, però è ribaltata la faccenda, non si lavora, non si sfrutta la manodopera, non si sfrutta l'ambiente, non si sfrutta, non si riduce la tutela della salute per esportare prodotti che abbiano un prezzo internazionale più basso e che quindi siano competitivi. È il contrario, si produce per massimizzare la risposta ai bisogni sul territorio e poi se si realizza un'eccedenza perché si è bravi produttori, su quell'eccedenza il prezzo sarà arbitrario e quindi è competitivo, quindi non c'è bisogno di sacrificare la domanda interna in un modello economico non capitalistico. Dopodiché ci saranno sistemi di compensazione internazionale, ovvero l'utilizzazione di una moneta internazionale per acquistare i prodotti che l'importazione, quello che non si sa, non si vuole, non si può fare all'interno. In questo modo è ovvio che i paesi che sono più bravi a produrre staranno meglio e i paesi che sono meno bravi a produrre staranno peggio, e questo ovviamente è un problema che può porsi a livello internazionale anche con delle compensazioni di altro tipo, ma torniamo praticamente a una nuova Bretton Woods che dovrebbe ritornare alla proposta originaria di Keynes, che come sapete non è quella che uscì da Bretton Woods, che è di White, con invece quella di Keynes, questa moneta di conto internazionale, il BACOR, che doveva servire appunto per gestire le compensazioni tra paesi e quindi alle singole economie di massimizzare nei limiti della pienezza dell'occupazione e dell'impiego i loro modelli di consumo interno. Queste sono le prospettive che abbiamo. Per raggiungerle ovviamente occorre che il livello delle coscienze cresca, che cioè si dia più importanza ai consumi immateriali, che si capisca che con le monete complementari, la moneta fiduciaria, il ripristino della netta separazione fra credito e finanza, possiamo incamminarci su un percorso sostenibile, con una politica che ovviamente ci dia una mano. Ma non possiamo pensare che la politica che ci porterà fuori da questa situazione sia espressa dagli stessi livelli di consapevolezza che ci hanno portato dentro questo casino. E così come una lettera di un ministro nel gennaio-febbraio del 1981, senza nessun dibattito parlamentare, al governatore della Banca d'Italia per dirgli d'ora in poi non ci comperate più il residuo delle aste, come spiegavo prima, il modo di far crescere i tassi di interesse e togliere alla classe politica il potere di decidere gli investimenti pubblici, ripeto, senza nessun dibattito parlamentare, noi siamo ancora con quella classe politica che ci ha portato in quel disastro che ha significato milioni e milioni di giovani senza lavoro, senza versamenti, senza un lavoro stabile e quant'altro. Per uscire da quella situazione ovviamente abbiamo bisogno di un'altra classe politica che abbia un livello di coscienza e consapevolezza differente e che riparta da dove si deve ripartire, cioè dall'economia reale.